Come sempre vogliamo seguire la guida dello Spirito Santo. Quindi anche stasera vogliamo cercare di andare laddove Lui ci vuole portare. Io voglio chiedervi di venire anche voi nel luogo dove Lui ci vuole portare. Amen. Quindi imparate anche voi ad essere sensibili alla guida, all'unzione dello Spirito Santo. Non dove noi vogliamo andare, ma dove Lui ci vuole portare. Vogliamo seguire la sua meravigliosa presenza e vogliamo che Lui ci possa ministrare, parlare alle nostre vite e parlare ai nostri cuori. E quindi, come dicevo e come leggete anche sullo schermo, intanto vi piace questo video, è grande, amen, riuscite a leggere come essere guidati dallo Spirito Santo. Dillo alla persona accanto a te, come essere guidati dallo Spirito Santo. Intanto leggiamo la prima cosa che si trova in Giovanni nel capitolo 14, il verso 26, ma il Consolatore, naturalmente Consolatore è uno dei nomi dello Spirito Santo, è uno dei suoi attributi, ma lui non è solo Consolatore, lui è Paracletos, di cui significa anche Consolatore. Quindi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Amen. Dillo, lo Spirito Santo mi insegnerà ogni cosa e mi guiderà in tutto ciò che Lui mi ha detto. Amen. Quindi, come abbiamo detto, il tema di oggi tratteremo sul come essere guidati dallo Spirito Santo. Quanti volete ricevere rivelazioni per come essere guidati da Lui? Quanti avete bisogno di fare delle decisioni importanti, non sapete quello che dovete fare e volete che Lui vi possa guidare? Quanti lo volete? Alleluia, è buono rispondere, amen. In modo che lo Spirito Santo vede che noi siamo presenti e desideriamo che la sua parola venga fluita nel nostro cuore. Come dicevamo, ma il Consolatore, lo Spirito Santo... Quindi dillo, lo Spirito Santo, quello che Gesù era per i discepoli. Cos'era Gesù per i discepoli? Chi era Gesù per i discepoli? Il loro sostegno, il loro aiuto, la loro benedizione, era tutto per i discepoli Gesù. Quello che Gesù era per i discepoli è lo Spirito Santo per noi. Era il Signore, Lui è il nostro Signore. Quindi non ci ha lasciato orfani. Anzi, è intervenuto in un modo soprannaturale e meraviglioso. Ora, quando Gesù ha parlato di questo verso in Giovanni nel capitolo 14, lo Spirito Santo ancora doveva venire. Nel giorno di Pentecoste, dopo la Pasqua, dove lui ha deposto la sua vita, 50 giorni dopo è stato inviato ed è venuto lo Spirito Santo. Quindi, ma il Consolatore, il Paracletos, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, dicevamo, vi insegnerà ogni cosa. Cosa fa lo Spirito Santo? Ci insegna tutto quello che abbiamo bisogno di sapere. Sapete, a volte ne pensiamo che la nostra testa, no, io non mi ricordo niente. Io non mi ricordo niente. Perché non attingi dallo Spirito Santo? Perché lui ti darà la possibilità di ricordarti tutto quello di cui hai bisogno di ricordarti e te lo farà ricordare nel momento opportuno. Noi siamo qui nella presenza di Dio quando viene al culto, viene rilasciata la parola, ma sappiamo che a livello di coscienza, a livello di memoria cosciente ci viene rilasciato e riusciamo a ricordare forse il 10%, ma il 90% non è perso. È nel tuo serbatoio, è nel tuo spirito. Sapete cosa fa lo Spirito Santo quando tu hai fiducia in Lui? Nel momento opportuno Lui lo prenderà e lo tirerà fuori. E tu ti ricorderai. Ma Dio dice questo. Ma la sua parola dice in questa maniera. Ma Lui ha detto che avrebbe fatto così. Stai attingendo dal serbatoio che c'è dentro di te e che lo Spirito Santo ti ricorderà, come abbiamo detto, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Amen. Quindi abbiamo una grande risorsa, Dio, nella nostra vita. E non dobbiamo prenderci e scoraggiarci in questa direzione.
Ora voglio farti riflettere su qualcosa. Se hai qualche domanda su di me o su qualsiasi altra persona, voglio mostrarvi cosa fa la persona carnale. La Bibbia, ricordatevi che del carnale dice che è carnale, non dice che è solo carnale ma anche diabolico, perché la carne è diabolica. Cosa fa la persona carnale? Se vuole sapere qualcosa del pastore Antonio Russo o vuole sapere qualcosa di qualsiasi altra persona, si rivolge ad altre persone. E queste altre persone sono tutte fonti sbagliate. Perché ognuno ti può dare la sua opinione. Ognuno ti può dire quello che lui pensa di quella persona. Ma la persona spirituale cosa fa? Si rivolge allo Spirito Santo e gli dice: Spirito Santo, mi puoi parlare di questa persona? Mi puoi dire chi è? Mi puoi dire cosa devo fare? Ora lo Spirito Santo è la persona che conosce tutti quanti noi indistintamente. Dice: come fa? Non è un problema tuo, non è un problema mio, lui è Dio. Ne ama i figli e lui fa Dio. Ma lì io so una cosa, che lui sa tutto di te, tutto di te, tutto di te, tutto di ognuno di noi, non soltanto in questo luogo ma di tutti i 7,5 miliardi di persone che stanno sulla faccia della terra e di tutti quelli che sono passati attraverso questa terra. Quindi la persona migliore dove tu puoi chiedere consiglio riguardante qualcuno è lo Spirito Santo. E questo è quello che fa la persona spirituale, perché se ti poggi sulla conoscenza degli uomini avrai sempre una conoscenza parziale, ma hai bisogno di andare alla fonte. Dillo: io vado alla fonte. Noi come nati di nuovo, cristiani in Cristo, nati di nuovo, abbiamo detto che noi ci rivolgiamo, noi non passiamo attraverso i santi, è vero? Lo diciamo spesso, noi non passiamo attraverso Maria, noi non passiamo attraverso San Gennaro, possiamo andare direttamente alla fonte e le sue porte sono sempre aperte, è vero? E perché chiede all'altro se vuoi dire qualcosa e vuoi sapere qualcosa di qualcuno? Se puoi andare direttamente a Gesù, se puoi andare direttamente allo Spirito Santo, lì cosa ti farà conoscere? Esattamente come stanno le cose. Quindi chiedi che allo Spirito Santo, perché quando chiediamo allo Spirito Santo riguardante qualcuno, noi stiamo seguendo l'insegnamento di Gesù, quello che il nostro Maestro ci ha lasciato per iscritto. Giovanni capitolo 16, il verso 13. Ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, dillo: lo Spirito di verità, perché c'è anche lo Spirito di menzogna, ma Lui è lo Spirito della verità, in Lui non c'è menzogna e non c'è inganno alcuno, Egli vi guiderà in ogni verità. Quando siamo stati battezzati nello Spirito Santo, sapete cosa ha messo dentro di noi? Il desiderio di voler conoscere la verità. Quando siamo stati battezzati nello Spirito Santo, ha messo la fame dentro di me, dentro di te, della verità. E la verità si trova solo in Dio. Molte persone si confondono, a volte anche i cristiani si confondono. Dove devo andare a cercare la verità? Sono confuso. La confusione è un frutto della carne. La confusione non è un frutto dello spirito. Perché se vuoi essere confuso e sei confuso, sei andato nella carne, ma se tu vuoi andare nello spirito devi andare direttamente alla fonte. E lo spirito di verità, sapete dove risiede? Dentro di te, dentro i battezzati nello Spirito Santo. Amen. Quando parlate in altre lingue? Amen. Lo Spirito Santo è molto di più delle tue lingue. Lui è una persona che è venuta a vivere dentro di te. Egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso. Come abbiamo detto, Gesù non ha parlato di sé,
quando era sulla terra, ha parlato del Padre. Lo Spirito Santo non parla di sé, parla di Gesù. Non parlerà di se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Dillo, le cose a venire. Voglio farvi una differenza. Quanti conoscete una mappa? Una volta si usava la mappa. Per andare dove dobbiamo andare, pigliamo una mappa. Quanti voi conoscete il GPS? Il GPS è qualcosa di più moderno. Ora c'è una differenza, ci sono persone che usano ancora la mappa. E sapete, spiritualmente parlando, la mappa cosa rappresenta? La mappa rappresentano le nostre iniziative, le nostre forze, le nostre risorse. Il GPS rappresenta la guida dello Spirito Santo. Tu digiti la via dove vuoi andare e ti guiderà. Amen. Sto cercando di farti comprendere come è importante rivolgersi allo Spirito Santo, perché la differenza tra la mappa e il GPS ve l'ho spiegata. Lo Spirito Santo è il GPS del cielo. Amen. Quindi lui ti vuole guidare nella giusta strada, perché lui è la via, la verità e la vita. Lui ti vuole guidare a compiere le giuste opere. Lui ti vuole guidare nel giusto lavoro preparato per la tua vita, nel tuo servizio. Lui ti vuole guidare nella tua famiglia. Lui ti vuole guidare in qualsiasi cosa tu hai di bisogno, perché lui è la nostra guida. Ora, se tu pensi che sei intelligente e pensi che sei una persona brillante, cosa succede? Smetterai di confidare nella guida dello Spirito Santo, perché, detta la napoletana, risponderai mobbeghì. E quando tu vivi in questo modo, avete mai visto quelle persone tutte che stanno a mobbeghì? Sanno tutto loro, è vero? Io ho incontrato persone che dicono lo so, e poi io ancora devo nemmeno finire di parlare, no, ci sto dicendo che e loro già lo so. Dico, mamma mia, fammi finire di parlare, perché quelli che sono convinti che già sanno tutto, lo so, e lo so, sì sì lo so, sì sì questo lo so, sì sì quest'altro lo so. Sapete questo cos'è? È orgoglio. Questa è la fonte della nostra vita, questo non è Dio, questo non è lo Spirito Santo nella nostra vita. Dice, almeno fammi finire di concludere il discorso, ti spiego cosa ti voglio dire, come fai a sapere quello che ti voglio dire prima che tu dica? Ci sei? Quando io ho usato la mappa sono successi danni nella mia vita. Mi sono esaurito, mi sono scoraggiato, mi sono depresso, ma quando ho usato il GPS sono stato guidato. Amen. È come il pilota automatico, digiti la strada, lo Spirito Santo ti porta a destinazione, ti porta là dove devi andare. Ora, cari, molti cristiani oggi, tutti quanti noi che ci troviamo qui e non solo, abbiamo il privilegio di conoscere quello che succede domani prima che succede. Ci sei? Non devi andare da un mago, non devi andare da una strega, anzi sia un grundisch, cridela, liberala e liberalo nel nome di Gesù, perché non devi essere guidato da altri spiriti se non dallo Spirito Santo, perché lui è la nostra fonte e lui è la nostra vita. E abbiamo, dicevo, un grande e meraviglioso privilegio. Noi sappiamo, possiamo sapere prima quello che succederà domani, vi annuncerà le cose. Amen. Chi è questo? Quando tu hai comunione con lo Spirito Santo, lui ti rivelerà quello che sta per succedere. Perché lo farai? Perché potrai essere pronto. Perché la cosa più terribile che può succedere è l'impreparazione. Cosa è successo con il Covid? Quando è successo 2 anni e mezzo fa circa,
ha trovato il mondo impreparato, si è bloccato il mondo intero. E quindi è una cosa terribile, quanti morti, quante persone hanno perso la vita. Perché c'è stata che cosa? L'impreparazione. Non eravamo pronti. Ma quando lo Spirito Santo ti dice prima quello che succederà dopo, ti sta dicendo: io ti voglio preparare affinché tu non perdi la tua vita, affinché tu non fai decisioni sbagliate con la tua vita. Ascoltatemi bene, anche quelli che siete in fondo, ascoltatemi bene, affinché tu possa essere sincronizzato, sintonizzato pienamente con la presenza di Dio. E quindi questo ci insegna che non è necessario, sapete, andare a destra e a sinistra per conoscere certe cose o cosa succederà nel futuro, ma noi abbiamo due risorse gloriose nella nostra vita e nelle nostre mani: la parola, dillo, la parola, e lo Spirito Santo che vive dentro di me. Non c'è bisogno che mi rivolgo altrove. Sapete, la stessa cosa riguarda anche gli uomini di Dio, sappiatelo. Ogni uomo di Dio, che può essere un apostolo, che può essere un pastore, che può essere un profeta, un evangelista, può essere tutto quello che vuole, non ha mai tutta la rivelazione. Ci sei? Non ha mai tutta la rivelazione, perché Dio ne dà un poco a lui, un poco a lei, un poco a lui, un poco a lui, un poco a lei. Sapete per quale motivo dobbiamo imparare? Perché non siamo assoluti, non siamo i depositatori della verità assoluta. Noi dobbiamo imparare ad essere come la Bibbia ci insegna, ad essere sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo, secondo naturalmente le proprie responsabilità, il livello delle proprie autorità. C'è un luogo dove ci sono apostoli, non c'è un apostolo, ci sono vari apostoli, ci sono vari profeti, dove c'è il confronto della verità. Ma l'uomo in sé per sé non è il rivelatore di tutta la verità. Dio non la deposita soltanto in una persona, l'ha depositata in Cristo come uomo, l'ha depositata nello Spirito Santo, ma non in un essere umano fisico. Ci siete? Cosa ha detto su questo l'apostolo Paolo? Guardate, in 1 Corinzi, nel capitolo 2, il verso 16, cosa è scritto? Infatti chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare? Chi l'ha conosciuta la mente del Signore per poterlo ammaestrare? Nessuno, pienamente, una parte. Poi continua e dice: or noi abbiamo... Or noi insieme abbiamo la mente di Cristo. Ci sei? Quindi Dio si rivela in questo modo. La verità non deposita soltanto in una persona, ma la verità deposita in tanti suoi figli, in me e in te, e soprattutto nel livello di autorità deposita la verità di Dio. Noi abbiamo la mente di Cristo, dillo, noi abbiamo la mente di Cristo. Senza lo Spirito Santo, come potremmo definire, come siamo? Siamo come un granello nel deserto. E il deserto, naturalmente, è il deserto fatto di sabbia. Valla a trovare un granello, ci saranno milioni, miliardi, bilioni di granelli. Cioè, in poche parole, senza lo Spirito Santo, cari, non siamo niente. Non siamo nulla. Amen. Ora voglio dirti un'altra cosa importante. Farti una domanda. Quanti vi siete trovati in momenti della vostra vita dove eravate scoraggiati? Dove eravate abbattuti? Dove non vi sentivate di pregare? Io mi sono trovato in queste condizioni, non una volta, un po' di volte. Sapete cosa ho imparato? In quel momento, a chiedere
chiedere aiuto, non a un essere umano. Se chiede aiuto a un essere umano, sta imitando Dio nella tua vita. Ho imparato a chiedere aiuto allo Spirito Santo. Ho detto: tu sei il mio migliore amico, tu sei il mio Signore. Io mi sento male, io sono abbattuto, sto giusto, sono scoraggiato, non ho voglia di pregare, e tu lo sai. E ti chiedo che in questo momento, chiedo a te aiuto. Sapete, non ho mai ricevuto le migliori guide, ma in quel momento che mi sono arreso, ho ricevuto una guida soprannaturale, la migliore guida. Quando confido nella mia carne, tutto si perde. Ma quando mi arrendo allo Spirito Santo, le risorse, le forze, le motivazioni nella mia vita si iniziano a rinnovare. Questo è quello che succede pure dentro di te. Perché a volte noi vogliamo chiedere aiuto alle persone e ignoriamo lo Spirito Santo. Lui è il tuo amico. Lui è tuo padre. Lui è il tuo sostenitore. Lui è il tuo avvocato. Lui è il tuo difensore. Lui è il tuo giudice. Lui è il tuo Signore. Perché cerchi aiuto negli uomini e non ti rivolgi direttamente a Dio? Il mio compito come pastore e ministro di questa chiesa è portarvi a conoscere lo Spirito Santo, è portarvi a conoscere il Padre, è portarvi a conoscere Gesù nella vostra vita, per insegnarvi che cosa? Che non dovete dipendere da me, ma che dovete dipendere da Lui, perché Lui è il Signore, perché Lui è il Re, perché Lui è l'Onnipotente. Amen. Ascoltatemi, perché stasera la parola è gloriosa ed è forte. Perché vi sto parlando stasera riguardante sul come essere guidati dallo Spirito Santo? Perché se non ti lasci guidare da Lui, cosa può succedere? Puoi essere vittima, puoi cadere nella trappola dell'inganno. Io vi ho fatto una domanda prima. Non chiedete su me agli altri, chiedete allo Spirito Santo. Lui mi conosce molto bene. Amen. Perché noi siamo abituati, che ne pensi di questo? Che ne pensi di quest'altro? Ma perché non vai alla fonte? Ci facciamo le nostre opinioni e tiriamo fuori le nostre opinioni, ma rivolgiamoci allo Spirito Santo. Che ne pensi, Spirito Santo? Cosa mi dici? Ci sei? Dicevo, il motivo è per essere guidati, per non cadere nell'inganno. Guardate l'Apostolo Paolo, nella seconda epistola di Timoteo, guardate cosa scrive. Una cosa sconvolgente. Or sappiate questo, dillo alla persona accanto a te, devi saperlo, hai bisogno di saperlo, che negli ultimi giorni, e stiamo negli ultimi giorni, verranno tempi difficili. Amen, la Bibbia ce lo rivela. Ci sei? Dillo, la Bibbia me lo dice che negli ultimi giorni ci saranno tempi difficili. E poi ci dice anche il motivo e il perché ci saranno tempi difficili. Perché stiamo vivendo questi momenti? Perché gli uomini saranno amanti di se stessi. Io. E tolgono Dio dalla loro vita. Avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati. Corangrado. Scellerati. Noi ottenimmo corangrado. Là non tenen, mi dispiace per gli altri, per gli italiani. Noi napoletani abbiamo corangrado. Amen. Ci siete? Senza affetto. Dice, ma a capare che giovane una pezza l'affetto. Ma non solo i giovani. Implacabili.
calunniatori, intemerati, crudeli, senza amore per il bene, traditori, temerari, orgogliosi, amanti del piacere invece che amanti di Dio, avendo l'apparenza della pietà, la religione, ma avendone rinnegata la potenza. Cosa ha detto Paolo? Come conclude? Cosa dice? Da costoro allontanati. C'è un motivo perché negli ultimi tempi i tempi saranno difficili. Perché ci sono queste cose. Il cuore, la vita, l'uomo si è allontanato dalla presenza di Dio. Ci sei? Quello che sta succedendo sulla terra è la conseguenza di giudizi, perché l'uomo non ha voluto Dio, ha messo Dio fuori dalla propria vita. Hanno detto: non vogliamo Dio più nelle nostre scuole, nelle scuole non si deve più pregare. Si vuole togliere il segno della croce da qualsiasi, anche dalle autoambulanze. Perché non ci deve stare un segno che è discriminazione verso gli altri. Ma scusa, a casa mia potessi comandare, potessi ricevere qualcosa o no? Perché tu vai in altri paesi e se dici di essere cristiano vieni ucciso, vieni perseguitato. Abbiamo testimonianze, cari, dove chiese di fratelli nostri in Cristo sono state incendiate e persone uccise. E a casa nostra nemmeno potremmo dire, almeno dice la croce, potremmo rimanere, scusate, ce lo permettete? Ma perché ci sono tutte queste conseguenze? Perché gli uomini hanno altri scopi, altri motivi nella propria vita. Ma sapete, anche questo Gesù è stato qualcosa che Gesù ha accennato. Guardate, Matteo 24, 24, parla degli eletti. Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e miracoli, tanto da sedurre, dillo sedurre. Cosa significa? Cos'è la seduzione? La seduzione è l'inganno. Significa portare le persone nell'accecamento, tanto da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Chi sono gli eletti? Sono quelli che stanno seguendo lo Spirito Santo. Sono quelli che stanno imparando a dipendere dalla sua presenza. Quando lui si alza, loro si alzano e camminano. Quando lui si abbassa, si siede, si accomoda, si ferma, loro si fermano. Fanno quello che lo Spirito Santo dice di fare. Amen. Addirittura ha detto, tanto da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Quindi è una seduzione, un inganno tremendo. Per questo motivo, cari, stasera vi sto parlando sull'essere guidati dallo Spirito Santo, perché devono cadere le scaglie davanti ai vostri occhi e dovete avere la chiarezza di come Dio guida le nostre vite. Ci siete? Quindi la guida dello Spirito Santo nella nostra vita, come la possiamo paragonare a cosa? È come la nuvola nel deserto per Israele. Vi ricordate domenica? Te lo ricordi? Dici, somiglia alla nuvola del deserto. Quindi può essere paragonata a quella nella mia vita. Quando sei guidato dallo Spirito Santo, cosa succede? Sapete la prima cosa che c'è nel tuo cuore? Non c'è agitazione, c'è pace. Non sei agitato, non è una pace che è naturale, ma è una pace che viene. Io non so perché nelle tempeste sto in pace. Dice: Signore, mi vorrei un poco spaciare. C'è pace. Quando lo Spirito Santo guida, la prima caratteristica che c'è la pace, c'è la gioia. Tu hai la gioia nel tuo cuore. Quando non c'è lo Spirito Santo non hai gioia. Quando non c'è lo Spirito Santo non hai pace. Quando non c'è lo Spirito Santo non c'è la benedizione.
Perché quando c'è lo Spirito Santo c'è la benedizione nella tua vita. Perché quando c'è lo Spirito Santo tu prosperi e sei benedetto. Amen! Quindi in primo luogo ti voglio dire che il viaggio della nostra vita, dillo, il viaggio della mia vita, inizia conoscendo il mio destino. Amen. Inizia conoscendo il proposito che Dio ha preparato per la mia vita. Inizia conoscendo la visione che Dio ha per me. Cari, se non conosci il proposito che Dio ha preparato per la tua vita, il viaggio della vita ancora lo devi iniziare. Perché il viaggio della vita incomincia conoscendo il proprio destino, il proposito di Dio. Cioè, perché ti trovi qui? Perché un giorno mamma e papà hanno deciso di metterci qui. O perché Dio ha voluto la tua nascita? Perché Dio ti ha voluto in questo mondo, in questo tempo? Perché dovevi semplicemente alzarti una mattina, farti il caffè, colazione, lavorare, sposarti, avere figli, dormire, fare questo tutti i giorni? O c'è qualcosa di molto di più? Ci sono cose che ho citato che sono importantissime. Ma ci sono cose molto più importanti. Il proposito di Dio. Il motivo per cui Dio ti ha voluto qui. Quando tu conosci il proposito, e non lo conoscerai tutto assieme, lo andrai conoscendo passo passo, sapete cosa succede? Dio incomincia la tua vita. Lì incominci a vivere. E la seconda cosa che dobbiamo comprendere: non importa in quale direzione stai andando, la cosa che conta veramente è che quella direzione sia la direzione divina, sia la volontà di Dio per te. Perché può darsi che uno va in una direzione e un altro va in un'altra direzione, ma la cosa importante è che quello che Dio ha preparato per la tua vita lo devi adempiere. Amen, ci siete? Perché solo in questo modo tu conoscerai il destino per la tua vita, il proposito e la visione che Dio ha dato a te. Chi è lo Spirito Santo? La terza persona della Trinità. Sapete qual è il suo obiettivo che lui ha per te, che il Padre gli ha dato? Ha detto: Spirito Santo, porta mio figlio, porta mia figlia nel proposito che io ho preparato per la loro vita. Non combattere lo Spirito Santo, arrenditi allo Spirito Santo. Vai nel proposito che lui ha preparato per te. Non ti indurire alla sua presenza, arrenditi. Dillo alla persona accanto a te: arrenditi. Lo Spirito Santo è interessato a guidarti in ogni area della tua vita, è interessata a guidarti con la tua famiglia, è interessata a guidarti nel tuo lavoro, è interessata a guidarti con i tuoi figli, è interessata a guidarti nel tuo servizio a Dio, è interessata a guidarti anche nella tua salute. Quando mangi troppo, voglio, ti dice lo Spirito Santo, devi cambiare dieta, non va bene così. Quindi impara a mangiare bene. Sapete, dopo la guerra del 48, la gente moriva di fame. Oggi si muore di mangiare. Perché se mangia troppo, si mangia male. E lo Spirito Santo ti vuole guidare anche nella dieta. Dice: guarda, e quando parliamo di dieta non significa dieta come tu pensi, ma mangi pulito. Togli schifezze dalla tua alimentazione, affinché il tuo cuore sia in salute. Affinché il tuo cuore sia in salute. Affinché il tuo fegato pulisca bene e funziona bene. Affinché ogni organo vitale nel tuo corpo possa portare salute nella tua vita. È una salute abbondante. Amen. Dio ti dice: mangia bene.
vuole portare anche ordine nella tua vita alimentare. Amen. Il pastiero. Fratello fa una pastiera e non solo lui, ci sono anche altri, le ho assaggiate, ma poi il tempo è finito, ho molto limitato. A te so pastiere pure? Attenzione, guardatevi la vostra salute. Perché poi ci opprimiamo col Signore: Signore, ma perché non mi hai guarito? Perché non mi hai guardato? Il Signore ha detto: io ti ho dato la salute, ti ha girato i capilli, ti ho dato i denti, ti ho dato un cuore, ti ho dato un fegato, ti ho dato dei polmoni, ti ho dato dei reni, tu li hai rovinati. E poi dice a me: perché non ti ho guardato? Io te li ho dati, tu dovevi guardarti. Dovevi custodire sulla tua salute. Amen. Ci siete? Quindi se confidiamo in Lui, nella sua guida, e non nelle nostre esperienze, non nella nostra conoscenza, Lui ci porterà e ci indicherà il cammino da seguire. Ora sapete, sappiate una cosa, chi è il nostro modello perfetto? È Gesù. È Gesù. Lui è il tuo Signore? Lui è il tuo Signore? È il vostro Signore pure? Quindi lui è il vostro modello? Quindi se lui è il nostro modello, cosa dobbiamo fare? Seguire lui. Quindi voglio darvi alcune indicazioni molto importanti riguardante la vita di Gesù. Cosa Gesù ha fatto durante la sua vita? Vi dirò tre cose molto velocemente. Ma ricorda una cosa, la vita di Gesù, la nascita, la vita, la morte, la resurrezione erano in relazione allo Spirito Santo. Lui non faceva nulla se non sotto la guida dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è l'unico che può realmente testimoniare di Gesù. Può testimoniare che lui è nato da una vergine. Sapete perché? Perché lui dice: ero presente. Che lui ha operato durante l'arco della sua vita, sapete perché? Perché lui dice: io ero presente. Che lui è morto sulla croce pagando per i nostri peccati, perché lo Spirito Santo dice: io ero presente. Che lui è risorto dalla morte, perché lo Spirito Santo dice: io ero presente. La tomba non l'ha potuto trattenere. Amen. Ci ha liberati, lo Spirito Santo dice: io ero presente. È l'unico vero testimone. Ora dalla vita di Gesù impariamo tre cose fondamentali. Lui è il nostro esempio, non lo dimenticare. Se lui è il tuo esempio, devi seguire le sue orme, cioè devi camminare lì dove lui ha camminato. Queste tre cose Gesù le ha vissute come uomo quando si è trovato qui sulla terra. La prima cosa è questo: era disciplinato dallo Spirito Santo. Ed era Dio, ed era Gesù uomo. Non faceva le cose di testa sua. Seguiva una rigida disciplina nella sua vita. Aveva degli orari ben precisi che voi imparate nella Scrittura. Il tempo quando lui spendeva nella presenza di Dio a pregare, quali erano le sue priorità, quali erano le cose più importanti. Sapete, i problemi per Gesù potevano venire, essere tanti, ma lui gestiva il suo tempo rispettando le sue priorità, e su questo lui era disciplinato, perché lo Spirito Santo lo portava nella disciplina. In Isaia 40 è scritto che egli risveglia ogni mattina il nostro orecchio, perché noi possiamo ascoltare come fanno i discepoli. E sapete di chi parla lì? Del discepolo per eccellenza, Gesù.
Lui lo risveglia ogni mattina. La responsabilità di svegliarti l'orecchio è sua. La responsabilità di ubbidire a quello che ti dice è tua. Perciò lui era disciplinato, dillo la prima cosa, disciplinato. La seconda cosa, era guidato dallo Spirito Santo. Dove lo Spirito Santo andava o gli diceva di andare, Gesù andava. La terza cosa, era sensibile, dillo sensibile. Disciplinato, guidato, sensibile. Disciplinato, ai napoletani non ci piace la disciplina. Ma questa è cosa che appartiene al regno, cari. Non appartiene a una cultura terrena, appartiene al regno di Dio. Gesù era disciplinato, lo Spirito Santo lo ha disciplinato, lo ha guidato, lo Spirito Santo lo ha guidato e lo ha sensibilizzato. Amen. Questo Gesù ha basato il suo intero ministero su queste tre cose. Vuoi avere la guida dello Spirito Santo? Basa la tua vita su queste tre cose. Segui Gesù come modello. Disciplina, guida, sensibilità. Disciplina, guida, sensibilità. Gesù era disciplinato, seguiva esattamente quello che lo Spirito Santo gli diceva. Quando dico ai responsabili di Casa di Pace, ad alcuni di loro, vi raccomando, la Casa di Pace dura un'ora, ma fanno durare 2 ore e mezza. Questa non è disciplina. Noi ci stavamo, sai pastore, lo Spirito Santo mi ha preso. Lo Spirito Santo, lo spirito del profeta è sottomesso al profeta. Questa è disciplina, cari. Quando alle 7:15, 19:15 si inizia il culto, non significa venire, se va a pigliare un caffè da Barbarangelo con molta tranquillità e presentarsi qui dopo la lode, tanto non c'è bisogno, lode, che facciamo a fare lode, che ci interessa della lode? Invece è importante, prepari il tuo cuore per la parola, vieni ad adorare insieme alla Chiesa a Gesù, hai bisogno di disciplinarti. Gesù si svegliava presto la mattina per essere disciplinato, faceva le veglie di preghiera di notte, li svegliava verso le 4 del mattino per pregare. Ci potete pensare, l'altra volta vi ho insegnato su un giorno qualunque di Gesù, quello che lui ha fatto. Non so se l'ho predicato o l'ho insegnato al ritiro spirituale, forse al ritiro spirituale. Un giorno normale di Gesù, quello che è successo. Quello che succedeva, Gesù era disciplinato, dillo, era disciplinato, era guidato, era sensibile. Egli seguiva sempre l'impulso dello Spirito Santo, non faceva mai le cose di testa sua. Vediamo l'esempio di Gesù in queste tre cose. Sapete, io ho imparato da questo esempio da molti anni nella mia vita e sto ancora imparando questi tre principi meravigliosi. Bisogna essere disciplinati, bisogna essere guidati, bisogna essere sensibili alla sua presenza. Perché se no fai danni nella tua vita, perché se no fai danni nella vita degli altri. Dillo: disciplinato, guidato, sensibile. Disciplinato, guidato, sensibile. Disciplinato, guidato, sensibile. In che cosa? Nella tua vita di preghiera. Disciplinato, guidato e sensibile. Tu devi sapere quanto ti devi muovere e quanto ti devi fermare. Quando preghi. La Bibbia non dice che di pregare a memoria, ma di pregare nello spirito. Perché devi seguire lo Spirito Santo, devi avere la sua guida, disciplinato nella tua vita di preghiera, disciplinato nel tuo servizio a Dio. Quando bisogna servire il Signore bisogna essere puntuali, quando bisogna venire a un appuntamento bisogna essere puntuali. Ci sei? Abbutandemo a convenzione. E poi a volte noi cosa facciamo? Ne aspettiamo i ritardatari. Non lo fate mai.
Non lo fate mai, perché state privilegiando il loro ritardo. E tutto il resto, la prossima volta verranno in ritardo. Ci vengono in aria e nemmeno mi apprezzano. Quello che fa tarda o privilegio neppure lo aspettano. Dillo, devo essere disciplinato. Nella mia famiglia devo essere disciplinato nelle cose che devo mangiare e in quello che non devo mangiare. Amen. Sapete qual è il motivo di questa disciplina, guida e sensibilità? È per mezzo del proposito che Dio ha preparato per la tua vita. Infatti chiunque sa di avere un proposito nella propria vita, cosa fa? Si prepara, si disciplina, si lascia guidare, diventa sensibile alla sua voce. Se tu sai che Dio ha un proposito per te, questo diventa normale per te. Ci siete? Chi dorma dica amen. In altre parole, tu sai che se mangi male potresti avere delle patologie molto serie. Quindi hai bisogno di mangiare bene. Attenzione al colesterolo. Il colesterolo è buono, ma non il colesterolo cattivo. Il cattivo è cattivo, ti uccide. Hai bisogno di mangiare bene, di curare la tua salute. Cari, per mezzo di queste tre cose Gesù viveva manifestazioni soprannaturali. Faccio un esempio. Sapeva che tre volte l'anno lui doveva andare in Giudea. Dove viveva Gesù erano circa 250 chilometri di distanza. Non c'erano mezzi, non c'era il treno che passava. C'era la piedicolare. E Gesù si faceva 250 chilometri all'andata e 250 chilometri al ritorno. Però sapete, lui era disciplinato. La cosa bella era che se doveva stare lì per Pasqua, e lui sapeva che ci volevano per dire, non lo so, ma non ha mai camminato 250 chilometri a piedi. Però se ci volevano 10 giorni per arrivare, lui partiva 11 giorni prima. A volte sono belle fratelli, no? Poi pensano che uno è scema, scusate della franchezza. Pastore, scusa, mi sto facendo tardi. Sì, se partivo prima forse arrivavo in orario. C'è un sacco di traffico. E infatti dico, tu la via conosce. Quindi se parti prima arrivi in orario. Ora Gesù cosa faceva? Doveva stare in Giudea, però durante il suo cammino lui si anticipava, dicevo, 10 giorni, forse anticipava 15 giorni prima, perché dice... Non si può mai sapere, lo Spirito Santo mentre sto arrivando lì mi dà una guida differente. E lì succedeva sempre questo. La sensibilità, la guida, la disciplina. Incontrava un malato. Andava a visitare una persona nella casa mentre faceva questo viaggio. E dicevo, per tre volte l'anno lì doveva trovarsi a Gerusalemme, Giudea, Gerusalemme in Giudea. Tre volte l'anno perché? Perché erano le feste principali. Lui viveva in una città molto più lontana, a Capernaum, e doveva fare questi chilometri a piedi, ma durante la strada, disciplinato, guidato, sensibile, lo Spirito gli diceva, c'è una persona che è malata in quella casa, vai a pregare per lui. E lui andava e pregava. Poi si rimetteva in cammino e seguiva il suo percorso. Amen. Ora voglio darvi alcuni principi, ascoltatemi, che riguardano la guida dello Spirito Santo nella nostra vita. Dillo, principi che riguardano la guida dello Spirito Santo nella mia vita. Segnate, scrivete. Il primo principio è questo. Lo Spirito Santo, ascoltatemi, guida, non controlla. Scrivilo. Lo Spirito Santo mi guida, non mi controlla. Voglio farti capire cosa significa. Una volta ho ascoltato una testimonianza di una donna, ma ci sono stati parecchi casi del genere. E
Questa sorella disse: un fratello mi ha accostato, è venuto vicino e mi ha detto: Dio mi ha parlato, tu devi essere mia moglie. E questa donna rispose: a me Dio non mi ha parlato. Come si chiama questo? Manipolazione. Sapete, la testimonianza è quella pubblicità che fa vedere quello convinto che va vicino a quella donna: ti voglio un caffè. Quello dice: non lo voglio il caffè. Ci faccio sbagliare, è successo? Sono confuso. Un'altra volta è successo con un'altra persona, sembra una sorella, un fratello: Dio mi ha detto che tu sarai mia moglie. E lei disse: valla a dire a mio marito. Un ragazzo un giorno venne in consulenza e mi disse una cosa, ascoltate, una cosa molto seria. Disse: pastore, qualcuno, un ministro ha profetizzato sulla mia vita che io devo essere un evangelista, ma come si evangelizza? Che devo fare? Non sono portato, però se ha profetizzato, ha detto che ho questo ministero nella mia vita. Io ho detto: fermati un momento. Questo è qualcosa che già era nel tuo cuore? Cioè Dio già te l'ha detto in precedenza? E ha detto no. E io ho risposto: dimenticalo, perché Dio non è in questo. Amen. Questo cosa significa? Che vogliono usare Dio per controllare la vita di qualcuno, ma tu non puoi usare Dio per controllare la vita di qualcuno. Cioè, Dio non sbaglia quando fa le cose, cari. Per favore, non facciamo dire a Dio le stupidaggini che noi facciamo, perché le nostre stupidaggini sono le nostre stupidaggini, cavate in do muro, poi sono i nostri problemi, però non coinvolgiamo Dio mi ha detto. Perché Dio si muove attraverso un ordine preciso, la sua parola è stabile nei cieli, si trova nella parola. No, sai, è una cosa mia personale, e Dio non fa un Vangelo solo per te. La sua parola è scritta ed è stabile nel cielo, e Dio si muove in quel modo perché ci ha lasciato una parola scritta per la nostra vita, come è successo nella mia vita, quando io ho ricevuto una guida divina, 15 giorni di conversione, ero appena nato di nuovo. Sapete la mia testimonianza, venivo da una vita distrutta, venivo da una vita fusa, ero fuso, mentalmente, psicologicamente, però quando è venuto lo Spirito Santo ha iniziato a portare guarigione, ha incominciato a portare ristoro nel mio corpo. Sapete, per 30 anni, lo testimonio stasera perché voglio dare gloria al mio re, per più di 30 anni io avevo l'epatite C, ma quel virus era fermo lì, non agiva, era bloccato lì. E un giorno ho fatto gli analisi e quel virus è sparito completamente. Nelle mie vene scorre il sangue di Gesù, lavato dalla potenza del sangue di Gesù. Cari, dopo 15 giorni della mia conversione mi trovavo in una casa a dormire, di mattina molto presto Dio mi parla. Io non sapevo cosa significava ascoltare Dio, però fu così chiara quella voce che io l'ho udita
come se fosse una voce udibile. Tutto quello che ascolterai in questo luogo questa mattina, sappi che non è mia volontà. Io ti ho messo in quel posto, in quella missione, perché sto preparando la tua vita, sto forgiando la tua vita, ti voglio lì. Forse mi sono impressionato, ma non era così. Subito dopo mi venne propostano certe cose, cose buone, un buon lavoro. Forse sarei pizzaiolo oggi. È meglio chiamare Dio. Una fidanzata, una moglie. Io dissi no, ma sto comprendendo quello che stamattina ho ascoltato. Ti ringrazio, ma io devo obbedire Dio. Io devo obbedire lo Spirito Santo nella mia vita. Ti ringrazio per l'offerta, ma la rifiuto. E Dio mi disse, perché io voglio che tu ti prepari, perché ho un ministero preparato per te. Sapete, a me non mi hanno dato il ministero gli uomini, me l'ha dato Dio. Non è venuto qualcuno e mi ha detto tu sei un pastore. Dio mi ha detto ti sto chiamando a pastorare, io ti sto chiamando all'apostolato, io ti sto chiamando, ti sto affidando quella che è la mia missione per la tua vita. Non mi è venuto qualcuno vicino e me l'ha detto Dio, il cielo mi ha parlato. E ho obbedito alla volontà di Dio, cari. Amen. Accomodatevi. Straordinario. Successivamente sono venute persone che mi hanno confermato. Però sapete, una cosa è la conferma, è un'altra cosa è quando Dio parla attraverso la parola sua. Non vi racconto tutti i particolari, sopportato dai miei ministri, dai miei pastori, dai miei leader sulla mia vita, però ho visto l'intervento divino nella mia vita. Ricorda che Dio non permetterà mai, non è mai sua volontà che un uomo controlli la vita di un altro uomo. Questa è magia e stregoneria, questo non è Dio. Ci sei? Quando Dio... Quindi Dio non controlla, Dio guida. Dillo, Dio non controlla, Dio guida. Comprendete questo principio? Il secondo principio, lo Spirito Santo ci fa conoscere le sue vie. Amen. Come fai a conoscere le vie di Dio? Sapete, ci sono due modi di come puoi conoscere le vie di Dio. Imparate, perché questa è la vostra vita. Io vi sto parlando per evitare i pericoli che potranno succedere nella vostra vita, per come proteggervi per quello che sarà il futuro. Dio usa due vie, sapete quali sono? La parola. La parola di Dio è stabile nei cieli. Cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passerà mai. E la seconda cosa è lo Spirito Santo. Cosa significano le vie di Dio? Ascolta attentamente quello che è scritto nel Salmo 103, il verso 7. Cosa è scritto? Egli ha fatto conoscere a Mosè le sue vie. A chi l'ha fatto conoscere? Cosa gli ha fatto conoscere? Le sue vie. E ai figli di Israele le sue opere. Dillo, egli ha fatto conoscere a Mosè le sue vie. Egli farà conoscere a me le sue vie. Perché vi dico questo? Perché ci sono due vie di fede differenti. C'è la via dell'uomo e c'è la via di Dio. La via dell'uomo sono i pensieri dell'uomo. Quello che l'uomo pensa, quello lui è. Come l'uomo pensa nel suo cuore, così egli è. E quelle saranno le tue vie. Ma ci sono altre vie che sono al di sopra delle tue vie, che sono le vie di Dio. Lui non ha fatto conoscere a Mosè le vie di Mosè,
Mosè non voleva conoscere le sue vie, non voleva conoscere i suoi pensieri, lì voleva conoscere le vie di Dio, lì voleva conoscere i pensieri di Dio, perché le vie di Dio sono i pensieri di Dio che ha preparato per te. Ci sei? Quindi le vie dell'uomo corrispondono ai suoi pensieri. Questo significa come tu pensi, così saranno le tue vie. Puoi pensare in bene, saranno le tue vie bene. Puoi pensare in male, saranno le tue vie mali. Ma sono i tuoi pensieri. Le vie di Dio corrispondono a che cosa? Alla volontà di Dio. Corrispondono a che cosa? Al pensiero di Dio. Cioè, in altri termini, dovresti farti delle domande. Come mi devo comportare con mio figlio? Sono i tuoi pensieri. Signore, come devo comportarmi con mio figlio? Cerchi le sue vie. E Dio ti rivela le sue vie. Mi comprendete? Signore, come mi devo comportare? O cosa tu mi dici? Cosa pensi della mia salute fisica? I tuoi pensieri ti dicono: morirai. Vai a ricoverarti, perché ci saranno pochi giorni di vita e poi... Signore, ma quali sono le tue vie? Per le mie lividure sei stato guarito. Io sono l'Eterno che ti guarisco. Amen. Cari, una cosa sono i nostri pensieri, e i nostri pensieri determineranno le nostre vie, e un'altra cosa sono i pensieri di Dio, perché i pensieri di Dio vengono determinano la via di Dio per me. Mi comprendete? Signore, cosa pensi della mia relazione matrimoniale? Come posso aggiustarla? Tu ti stai sottomettendo a Lui. Però sapete, a volte noi come siamo? Noi glielo chiediamo, Lui ce lo dice, e sente che è così semplice. Perché il Signore ti dice: vuoi risolvere il tuo problema con tua moglie? Marito? Marito? Vuoi risolvere il tuo problema con tua moglie? Marita, non vanno a risolvere, tempesta tutta forza. Moglie, vuoi risolvere il tuo problema con tuo marito? Vieni alla mia parola. Mogli, perdonateli. Perdonate i vostri mariti. Non vi ricordate le cose di 50 anni fa. Sono le vie dell'uomo, non sono le vie di Dio. La via di Dio è quello di dire: perdona, dimentica. Marito, chiedi perdono, perché per la moglie è difficile perdonare, ma per il marito è difficile chiedere perdono. Caro mio, perché c'è l'orgoglio. Ma qual è la via di Dio in questo? Sapete, una cosa sono le tue vie, una cosa sono le vie di Dio. E quindi lo Spirito Santo cosa fa? Ci guida con le sue vie. Cosa ne pensi? Qual è la tua volontà, Signore, in questo? Per sapere cosa pensa Dio, cosa devi fare? Per sapere cosa pensa Dio della tua salute, cosa devi fare? Per sapere cosa pensa Dio del tuo matrimonio, cosa devi fare? Per sapere cosa pensa Dio dei tuoi figli, cosa devi fare? Devi andare alla parola. Devi conoscere la parola. Perché Dio si è rivelato nella parola. Amen. Cosa fa lo Spirito Santo quando tu vai alla parola? Quando tu conosci la parola, quando tu hai il deposito della parola nel tuo cuore, lo Spirito Santo nel momento opportuno attingerà, prenderà da quel deposito e lo porterà fuori. Porterà la parola di Dio che è stata piantata nel tuo cuore, si occuperà di rivelare e farti conoscere la sua parola affinché tu possa prendere la giusta via. Ma se fai i cavatoi sono problemi tuoi, caro. È cara. Ora, se vuoi sapere cosa pensa Dio, devi andare alla parola. È vero? Ma io penso che a Dio pensa così, ma chi è il pensiero tuo?
Vai alla parola e vedi cosa dice Dio. Sei venuto avanti per ricevere guarigione, amen. Cosa pensa Dio della tua guarigione? Io dico, tu cosa hai ricevuto? Pastore, anche l'orura. Oggi pregate, come stai? Ma fa male a capo. Ma scusa, ma pregate, che si è brutto a fare a Cannanzi? Ma perché volevi... quindi, mo come stai? Ma fa male a capo, anche l'orura. Accordati con la parola. Per le lividure di Gesù sono stato guarito, sono stato sanato. Io non ho il flusso nelle mani, io credo nella parola e condivido la parola e rilascio la parola. Accordati con me per la tua salute e accordiamoci insieme per quello che dice la parola di Dio. Vi ricordate domenica? Sotto la nuvola. Cosa c'è? C'è guarigione, c'è salute, c'è provvidenza, c'è tutto quello di cui tu hai bisogno. Quindi se vuoi sapere cosa devi fare, devi rivolgerti a Dio. Se vuoi sapere cosa, come penso io, per favore non lo dire agli altri, vieni a me a dicere a me. Perché a volte persone mi fanno dire quello che non ho mai detto. Il pastore ha detto... 99% dei casi non ci credete. Pure a me mi fanno credere che è la GIT. Pastore, da ricordo tu le IT. Io la GIT. E io penso, dico, ma scusa, signor, posso perdere la memoria? Nel nome di Gesù scritto l'Alzheimer dalla mia mente, non voglio ricordare, perché, ma ricordo che dalla città. Venite da me, perché guardate, se io te l'ho detto, io te lo confermo, ma se non te l'ho detto e tu l'hai pensata, io dico, guarda, io non credo in questo, io credo in quest'altra cosa, ma se dalla città, forse stavo fuori in quel momento, chissà, lo stavo cagando. E mi prendo io la responsabilità, però a volte le persone ti fanno dire quello che tu non hai detto. Ci sei? Dio un giorno chiamò Mosè. Il carico di questo popolo, gli disse, è molto grande. Io prenderò del tuo spirito e lo metterò su di loro. Perché loro porteranno il peso insieme con te. Perché da solo non ce la farai a portare il peso. Cosa gli stava dicendo Dio a Mosè? Io farò conoscere il tuo cuore alle persone che ho messo a fianco a te. Loro avranno il tuo stesso cuore, saranno wifi. Trasmetteranno esattamente la parola come l'ho messa dentro di te, così l'ho messa dentro di loro. Per favore, non fatemi dire quello che io non ho detto. Ci sei? E venitemelo a chiedere. Se pensate qualcosa di me. Terzo principio, ascoltatemi. Lo Spirito Santo ci guida dall'interno, non dall'esterno. Anche se stasera faremo un po' più tardi, ascoltatemi bene. È glorioso, cari. Ci sono molti cristiani, sapete cosa fanno? Dio pensano che la tomba le... come si chiama? O panariella. E sapete cosa si sono inventati? Pane di vita. Mica abbiamo i pani di vita qui. Ah, nel nome di Signore chi tu quanti. Noi non l'abbiamo mai messi nella nostra libreria. Sapete cos'è il pane di vita? Sono 200 promesse in un pacchetto così, sono dei versi della Bibbia, sono estrapolati dalla Bibbia. Persone, sapete cosa hanno fatto? Vivendo una vita adultera, sapete cos'è l'adulterio? Signore, tu mi devi parlare. Non vanno alla parola, perché la parola dice di ravvedere. Devi cambiare. Che stai facendo? Vergognati. Pentiti. Vanno al pane di vita. E lì ci sono 200 promesse. E lo prendono, io benedirò te e la tua progenie.
E vanno da moglie e moglie, il Signore mi ha parlato, io ho una convivenza con un'altra persona e Dio ha detto che mi benedirà. Che non mi piglia mazza e ti spacca in capo e non viene che fa una cosa sbagliata. Dio di qui da dal... Tanti, sapete cosa fanno? Aprono la Bibbia. Signore, sto passando una crisi, parlami! Boom, rapano la Bibbia a casa. Arrugogli coglio. Quanti l'avete fatto? Mostra della renna. E un giorno qualcuno andò a aprire la Bibbia e disse, uscì quel passo dove Giuda si impiccò. Ci rimase male. Urra la maia. Tagli tu. C'è ancora più capatost, a seconda volta. Signore, non mi basta. Aprì la Bibbia un'altra volta. Signore, parlami. Vai e fai similmente. Non si legge così la parola di Dio. Dio non ti parla dall'esterno, Dio ti parla dall'interno. Perché Lui vive, lo Spirito Santo vive dentro di te. Per quale motivo? Tutto quello che è visibile, Satana lo conosce. Per questo motivo Dio ti guida da dentro. Ci sei? Molti stanno guidando, stanno cercando la guida esterna. Ah, oh profeta, stasera è venuta, già una parola profetica a me. No, ma da parlare, solo a me parlo, solo isso che l'ha da parlare. Oh cari, io ci avrei una profezia per tutti quanti voi, però non sono sicuro che viene da Dio. Perché a volte le persone vogliono sentirsi il Signore, urra la maia. Perché poi tutti, urra. Il Signore ti dice. Aprite gli occhi, cari. Aprite gli occhi. Non cercare queste cose. Cerca la guida di Dio nella tua vita. Lo Spirito Santo è ordinato, non è disordinato. Non è come tu pensi, perché se tu pensi che Dio userà quella via per parlarti, Dio non la userà, prenderà un'altra via. Perché i tuoi pensieri non sono i suoi pensieri, le tue vie non sono le sue vie. E molti aspettano la conferma, la guida esterna, mentre lo Spirito Santo ti parla dall'interno. Sapete come la viene chiamata nella Bibbia questa? Testimonianza interiore. Romani 8:16. Lo Spirito stesso, dillo, lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Chi ti dice che tu sei un figlio di Dio? Ma tu sei sicuro che sei figlio di Dio? Ma tu vivi una vita sviata? Ma tu vivi una vita nel peccato? Tu sei un disubbidiente? Sapete cos'è la testimonianza interiore? È lo Spirito Santo che mi dice al mio spirito che io sono figlio di Dio. Non so perché lo so, ma so che lo so, perché lo Spirito Santo me lo attesta. Lo Spirito stesso rende a chi? Chi è il primo spirito? Chi è il secondo spirito? Lo Spirito Santo dice al mio spirito che io sono che cosa? Figlio di Dio. Amen. Dove si trova la guida? Non fuori. Perché tu vedi esempi dell'Antico Testamento, cari, è l'Antico Testamento.
Vedi a Gedeone che va lì, mette un foglio in terra e tutto è bagnato attorno e invece il foglio rimane asciutto. Poi lo rimette di nuovo, tutto asciutto attorno e il foglio rimane bagnato. Ma quella è la guida dell'Antico Testamento, cari, non avevano lo Spirito Santo. Tu c'hai lo Spirito Santo dentro di te. Non pigliò fazzoletto e va a mettere in da campagnatoio e dice: Signore, tu, io ho bisogno di una risposta, se tutto attorno è bagnato. Non è Dio che ti guida dall'esterno, è il diavolo che ti può ingannare. Apri gli occhi. Stasera Dio ti vuole che tu apri gli occhi e non sei ingannato. La testimonianza interiore ti dice che tu sei figlio di Dio. Figurati, cari, per le altre cose. La cosa più importante è essere figli di Dio. Amen. Figurati per le altre cose. Come ti guida lo Spirito Santo? Attraverso lo stesso mezzo. Come guidò Dio il popolo di Israele nel deserto? Attraverso la nuvola. Come vi ho detto prima, verranno persone qui, e qui davanti. Quando entrerete, vedrete la nuvola. Dice: ma cos'è quella nuvola? Io vedo tutto ombrato lì davanti. Ma cos'è? Non ci vedo buona. C'è la gloria. C'è la presenza. Che Dio ha detto che lui avrebbe stabilito e ha stabilito in questo luogo. Amen. C'è la sorella Liana? Stamattina era al culto. Appena lei è venuta, domenica scorsa è stata a casa, non è venuta per un motivo fisico, ma domenica è venuta, stamattina gli ho detto di ministrare, lei ha detto, appena si è messa davanti, dice che non riusciva a ministrare perché c'era la nuvola di Dio, la presenza di Dio era forte. E Dio mi ha ricordato, questo è quello che ti ho detto ieri, la mia presenza sarà costante e continua. La nuvola durante i 40 anni di Israele nel deserto era la loro guida. Dove la nuvola andava, loro dovevano andare. Amen, la nuvola rappresenta la presenza di Dio, dove la presenza di Dio va tu devi andare. Ascolta, dove c'è lo Spirito Santo, sapete cosa ci sono? C'è benedizione. C'è gioia, c'è pace, c'è prosperità. Chi non cammina nella benedizione, nella pace, nella gioia, è perché lì lo Spirito Santo non c'è. Ti sta dicendo, cambia via, non sono le mie vie. Ci sei? È meraviglioso parlare con le persone che hanno discernimento spirituale. Perché quando predicano mi capiscono, che molti cosa fanno? Manipolano e non ti capiscono. Chi è carnale non capisce le cose dello spirito. Perciò ho iniziato col dirvi, collegatevi con me nello spirito, perché abbiamo bisogno di seguire Dio insieme, dove Lui ci vuole guidare e dove Lui ci vuole portare. Quindi lo Spirito Santo ti guiderà sempre dal di dentro. Numero 4, vado più veloce, lo Spirito Santo ci guida attraverso la semplicità. Gesù cosa ha detto? Imparate, se non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nel regno di Dio. Imparate dalla sua loro semplicità. Sapete, una cosa è la semplicità. Semplicità significa che cosa? Significa avere un cuore che si lascia guidare da Dio. Guarda i bambini. Hanno litigato, un minuto dopo stanno giocando di nuovo insieme. Poi litigano un'altra volta e poi giocano di nuovo insieme. E noi dobbiamo imparare da questo. Perché quando litighiamo con qualcuno può guardare Stuart. Pussa via. Fatti più là. Gesù ha detto che se noi non diventiamo come i piccoli fanciulli, parla di semplicità, dillo semplicità, ma è differente dalla semplicioneria. Chi è semplicione, tu gli dici, l'asino vola e lui? Arrosta. Crede ogni cosa, il semplicione crede ogni cosa. La semplicità è un'altra cosa. Ritorna alla semplicità. E l'ultima cosa, ascoltatemi, la guida dello Spirito Santo, l'ultimo principio che parleremo stasera,
è un segno di un figlio di Dio maturo. Romani capitolo 8, il verso 16, lo Spirito rende testimonianza al nostro spirito che siamo figli di Dio, dillo figlio di Dio. La parola greca è progenie. Ci sono cinque parole dal greco che traducono la parola figlio. Quello che dice invece in Romani capitolo 8, il verso 14, poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli, dillo figlio, uios, figlio maturo di Dio. Questo è un altro livello dove lo Spirito Santo ti vuole condurre. Ora ascoltatemi, concludiamo. Se non hai la giusta guida, come farai a sapere, giovane, a chi ti dovrai sposare? Chi è che non è sposato? Come farai a sapere chi sarà tua moglie o chi sarà tuo marito se non hai la giusta guida nella tua vita? Non il primo che passa me lo sposo, che può entrare letteralmente un cane. Letteralmente ho detto. Mi riferisco a un cane vero e proprio. Ma tu devi essere sensibile. Devi conoscere la guida di Dio. A chi mi dovrò sposare? Chi Dio ha preparato per la mia vita? Tutte le donne e tutti gli uomini sono meravigliosi, ma Dio ha un uomo e una donna preparata per te. Cioè, mi spiego, se tu sei un uomo, Dio ha una donna preparata per te. Se tu sei una donna, Dio ha un uomo meraviglioso preparato per te. Amen. Per alcuni devo ancora crearlo. Non ti capita abbattuto comunque. Oppure quale lavoro dovrò fare? Inizierò questa impresa insieme con questa persona? Se non hai la guida dello Spirito Santo, cosa farai? Saprai se dovrai iniziarlo oppure no? Vabbè, ci prova. Quando buono buono ci perdi 100.000 euro, che ci interessa? Sasà. Sasà dice, mettono in terra e fili si cammino. Ci vuole una guida soprannaturale. Dillo guida soprannaturale. Quindi quale lavoro dovrò fare? Spirito Santo, mi guidi? Inizierò questa impresa insieme con questo. Noi stiamo parlando che Dio ci vuole portare in un livello e ci sta portando in un livello di prosperità maggiore. Inizierete delle imprese, inizierete dei progetti divini che lo Spirito Santo vi rivelerà, ma avete bisogno di essere collegati con il cielo. Ci siete? Signore, dovrò muovermi o dovrò fermarmi? Lo Spirito Santo te lo dirà. Perciò abbiamo bisogno di dipendere dalla sua guida. Coloro che chiedono continuamente la guida, come le definisci? Sapete come li definisce la Bibbia? Figli maturi. Non vogliono fare niente di testa loro. Vogliono essere guidati.